Ciao! Allora, ogni volta non mi preparo mai il video, questi video no più importanti. Sapete quanto per me sia importante la protezione solare, la cura della pelle in generale. Uno dei miei primi video nel 2009 era proprio dedicato alla protezione solare, quando appunto non se ne parlava molto. Quindi sono felicissima che uno dei miei primi lanci, e non a caso, sia dedicato appunto alla protezione e alla cura della pelle e delle labbra. Vi presento la mia BB cream, questo è il pack esterno, e i miei tre balsami per labbra, entrambi BB cream e balsami per labbra con protezione solare 30, SPF 30. Sappiamo bene quanto il sole sia responsabile per rughe precoci, macchie solari, perdita di elasticità. Per me la prevenzione delle rughe è stata alla mia età, adesso questa tra non molto, ad agosto compio 44 anni, è stata sempre una combinazione di varie cose, ma al primo posto ho sempre messo la protezione solare, e ci tengo a precisare, tutto l'anno. E questo non vuol dire non dover andare a mare, doversi isolare e stare sempre all'ombra. No, non è questo. Significa appunto proteggere la propria pelle. Ma proteggere la pelle non è solamente quando andiamo in spiaggia. La pelle va protetta tutto l'anno, quindi non solamente quando andiamo in spiaggia, e ovviamente ancora di più durante il periodo estivo. Un'altra mia passione per i prodotti multiuso mi ha portato appunto a creare la BB cream. Volevo un prodotto che fosse un unico prodotto da applicare al mattino, quindi un prodotto che fosse idratante, potesse fungere da primer, una crema colorata, quindi andasse a uniformare e dare una leggera coprenza alla pelle, e ovviamente a tutto questo volevo aggiungere la protezione. Il Bare Care Skin, ci sono due colorazioni diverse. Di solito le BB cream hanno un colore, due colori, sono comunque molto pochi colori. Perché? Perché si adatta molto a carnagioni diverse. Io ne ho volute comunque due. Una per una carnagione da chiara e media, e l'altra, che è la numero 2, per una carnagione più scura. I Bare Care Lips invece sono tre balsami per labbra, anche questi con la protezione 30, perché non dobbiamo dimenticarci delle labbra. Tantissimi prodotti, tantissimi rossetti, però sono sempre troppo pochi quelli che hanno la protezione. Quindi per questo, quando ho pensato a un balsamo per labbra, ho pensato subito, come al solito, mi piace avere delle cose che siano comunque più rare nel loro genere, e quindi quando ho pensato a un balsamo per labbra volevo assolutamente che fosse molto idratante, che desse un finish semilucido, ma al tempo stesso che avesse una protezione, una buona protezione. Entrambi i prodotti, la Bare Care Skin e il Bare Care Lips, contengono acido ialuronico, olio di cocco e burro di limone, che sono ingredienti che hanno un potere idratante, antiossidante, che hanno un'azione contro le macchie della pelle. La mia idea per questi prodotti era un po' il look che ho adesso, un po' un make-up molto naturale da usare appunto d'estate, ma non necessariamente, che desse comunque un risultato sulla pelle dewy, quindi quella luminosità che ovviamente si può anche modificare, nel senso che, essendo un prodotto che ha diverse funzioni e diversi utilizzi,
può essere usato. Il mio utilizzo preferito è con un po' di una spolverata leggera di cipria nella zona T, in modo da mantenere, io non ho applicato illuminante, in modo da applicare, da mantenere no, quella parte di pelle che vogliamo più luminosa, questo aspetto appunto dewy, che ogni volta non riesco mai a trovare un termine per tradurre dewy e avere lo stesso significato. Applicazione: volevo un prodotto che si potesse applicare sia con le dita che con la spugnetta, se volete anche con il pennello. La mia applicazione preferita è con le dita o con la spugnetta, poi a seconda, ed è anche modulabile, nel senso che se ci sono delle zone in cui volete una copertura maggiore potete applicarne un po' di più, mantenendo la pelle e il risultato molto naturale. Parliamo del profumo. E ovviamente quando io provo un prodotto lo passo alle mie amiche in modo che loro possano provarlo. Tutte quante, io non dico mai niente, tutte quante mi hanno detto il profumo è fantastico. Uno dei primi commenti è stato appunto dedicato al profumo. Poi ovviamente mi hanno confermato quelle che erano appunto le mie idee, le mie speranze e quella che era la mia opinione sul prodotto. Però il profumo è sempre stato, volevo un profumo floreale, un profumo decisamente estivo e credo appunto che questo lo sia. I balsami per labbra hanno un finish semilucido, hanno delle nuance diverse. C'è il questo è il Nude Care, che è quello che ho applicato in questo momento. Poi il numero 3 è il pink, quindi quello più rosa con una nuance rosata. E poi abbiamo il Peach Care, che è il numero 2, che è questo qui, appunto, come dice il nome, con un po' più pesca rispetto appunto agli altri. Come al solito nel link che vi lascio nel box info troverete tutte le foto, tutti gli swatches. Sono comunque tutti molto naturali, quindi adatti a tutte le carnagioni. Quello rosa probabilmente lo preferisco su una carnagione chiara, gli altri due invece sono perfetti sulle carnagioni più scure. Quando la applicate sulla mano per poi applicarlo o sulla spugnetta, applicarlo direttamente sul viso, andateci piano, perché come vedrete non è necessario tantissimo prodotto, quindi ne basta davvero poco. Poi ovviamente, come ho detto, se ne volete ancora di più, una copertura un po' maggiore, potete applicare direttamente magari dove avete delle macchiette e comunque appunto ricordatevi di avere la mano leggera durante l'applicazione. A me piace molto anche picchiettare un po' di prodotto anche qui sul contorno occhi per diverse ragioni. Innanzitutto appunto è un prodotto che può essere usato anche su questa zona e come al solito io consiglio sempre di usare questi occhialoni giganti, però ovviamente è una protezione in più per il contorno occhi che è così delicato. Mentre i Bare Care Lips possono essere applicati, fatemi abbassare il volume, scusate, possono essere portati anche in spiaggia, riapplicare sulla spiaggia. Io non vi consiglio di portare questo in spiaggia per diverse ragioni. Innanzitutto, insomma, usare questo prodotto, la crema solare deve essere riapplicata spesso. Quindi, essendo un prodotto comunque colorato, che è una crema colorata, andrete un attimino a rovinare quella che può essere, no, il risultato desiderato. Altra cosa, non è waterproof, quindi io ci tengo come al solito a dire il bello, il brutto e il cattivo di tutto. E poi sinceramente, insomma, usare un prodotto del genere come se fosse una crema solare mi sembra un po' uno spreco.
Però il balsamo per labbra assolutamente, se volete appunto un po' di colore. A me piace andare in spiaggia con gli occhialoni, il cappello, magari mettere appunto qualcosa di leggermente colorato sulle labbra che abbia la protezione, ricordatevi. Quindi questi sono perfetti e spero veramente che possano essere quest'estate, ma non solo quest'estate, i vostri compagni, perché sono i miei, li ho usati, li sto usando tantissimo e ancora di più. Io lunedì parto per l'Italia, li porto con me, soprattutto in Sicilia, andando al mare, andando in spiaggia, sono dei prodotti che verranno sempre con me. E la BB Cream è un prodotto che io sto usando praticamente ogni giorno. Una cosa che ho fatto ultimamente e mi piace davvero tanto, sapete al mattino quando magari ci svegliamo e siamo un po' gonfie, a me capita, oppure dipende molto anche da quello che mangio, non so, e mi piace tenere questa, ma ho anche proprio una sensazione piacevole, mi piace tenere la BB Cream nel frigorifero e poi quando è ora di usarla, no, la metto sulla mano e la spalmo con la spugnetta, con le dita. E vi assicuro che è proprio una sensazione fresca, mi piace tantissimo. Ultima cosa, volevo parlarvi del pack. Io sono abbastanza innamorata di questo pack e devo dire che in generale io mi concentro molto di più sul contenuto che sul pack esterno, perché non lo so, personalmente sì, mi piace, nel senso che mi piace, deve essere piacevole da guardare. Però ovviamente il contenuto è quello che per me ha importanza fondamentale. Questo pack è molto elegante, insomma io l'ho posizionato nel mio bagno, li ho messi tutti, la numero 1, la numero 2, i 3, tutti i 3 rossetti li ho messi tutti perché sono proprio belli, hanno... il tappo trasparente, qui è rose gold e poi è rosa opaco, quindi visivamente sono anche molto belli, lo ammetto. Io ho usato la numero 01, però come vi ho detto sono appunto, nasce appunto come BB Cream, e la BB Cream, una delle caratteristiche della BB Cream è proprio il fatto di riuscire ad adattarsi a carnagioni molto diverse. Bear Care, cosa vuol dire Bear Care? Bear Care, ho scelto questo nome perché, allora, care è la cura della pelle, bear è nuda, senza niente, ed è proprio quello che volevo da questi prodotti. Un prodotto che fosse non trattamento di bellezza per la pelle, ma al tempo stesso che avesse un risultato molto naturale, e quindi no, cercare di unire queste due cose. Sono prodotti vegani realizzati in Italia, in uno dei migliori laboratori italiani. Ed è tutto, non vedo l'ora di vedere le vostre foto con la Bear Care Skin o con i Bear Care Lips. Vi mando un grandissimo bacio e come al solito grazie mille per tutto l'affetto. Ciao!